Allora, il tema è tutti a scuola. Che ricordi hai tu della scuola, belli? Ma Vale, insomma, mica tanto. Tra l'altro pensa che mi fa un po' sorridere perché ho visto l'altro giorno mio compagno del liceo e mi ha detto, sai che tutti i compagni che sto rincontrando di quando andavamo al liceo, sembra che stessero tutti meglio un tempo, quando eravamo ancora ragazzini. E invece tu, sembra che tu stia molto meglio adesso. Quindi è vero, io per Ma niente. anch'io devo dirti la verità, alla fine non Non ho. hai dei bei Ah, ricordi? sì, boh, mi ricordo che si dormiva bene sul banco. Vabbè, quindi tu non eri in prima fila, Ero chiaramente. in prima fila, ero in Eri in prima prima fila fila. perché sono una Allora eri chiacchierona, molto sgamata. no, ero una chiacchierona, mi tenevano davanti. Ma hai qualche altro Guarda, ricordo? sì, le focacce della bidella che smerciava Hai durante fatto l'inizio. una scorpacciata tu proprio nelle focacce della bidella. Sì. Vabbò, Vale, dai. Siamo zitte. Siamo al solito ormai. A scuola è il titolo di questa nuova puntata del nostro TG, però non temete che ancora non vi interroghiamo sul contenuto delle puntate, forse. E per iniziare vi cito Sidney J. Harris che disse: lo scopo della scuola è trasformare gli specchi in finestre. E io continuo raccontandovi che la bimba che faccia la babysitter è stanchissima, non ne può più, è disperata. Sì, poi fa tanto disperare anche me, però è disperata perché vuole che la scuola finisca. È veramente al limite della sopportazione. Però noi adesso vi facciamo vedere che la scuola può anche essere meno faticosa e più divertente di come pensate. Rispetto a quello, quelli quindi sì. Vi chiedo solo questo: l'avete fatto per scelta o è venuto casualmente? È molto più semplice rispetto all'altra scenografia che abbiamo fatto, però serve apposta a far vedere la superficialità. Se fosse tutto argentato le immagini sarebbero meno, invece con questo spizzico di colore una divisione più. Questa cosa qua sarebbe molto interessante illuminarla. Assolutamente sì. Lo specchio ovviamente, mentre loro hanno un materiale che ricorda lo specchio, voi lo mettereste vero, uno specchio che riflette? Nel momento in cui noi realizziamo un PVC nero e uno bianco, si possono mettere come vogliamo noi stessi? No, peccato che allora, cioè per l'idea di questo progetto, ciascuno di noi ha cercato di dare la propria idea. Qui può essere distribuita, può essere portata in giro rispetto a un libro di questi. Quindi a livello di comunicazione è più impegnativo. Abbiamo deciso di fare un tascabile che è un formato A4. A3, sì, vabbè, è l'emozione. E ci sono 16 facciate. E 8 sulla parte davanti e 8 sulla parte dietro, che sarebbe questo quando si apre, all'interno dei quali poi d'aperto ci sarebbero i vari spettacoli. Sono 8, sarebbero gli spettacoli della stagione teatrale. E invece davanti abbiamo messo il listino dei prezzi, i biglietti, la storia del teatro. Questi pieghevoli abbiamo prima fatto un brainstorming e una ricerca di
domande da comunque trovare le caratteristiche a voi più prossime in modo da avere un lavoro più coerente con quello che potevano essere i vostri bisogni. Si basa su discorsi mancati tra persone, che siano amici, genitori o persone cui si vuole bene. Io ho intervistato un mio amico, dura 13 minuti, e ha perso suo padre, è morto quando era piccolo, poi non lo spiega. E non è proprio l'esempio esemplare di questo discorso, perché alla fine è una persona che gli è morta, quindi ha avuto questa sfortuna. Ho realizzato questo video, che è una sorta di reportage dove appunto raccontiamo, cioè descriviamo un po' il terrorismo. E poi abbiamo usato dei video, due video presi da YouTube, dove si spiega la droga. Siamo bandiere diverse fatte della stessa stoffa, perché alla fine è vero, cioè nel senso veniamo da paesi diversi, parliamo lingue diverse. Come persona io vorrei un mondo sicuro per qualsiasi altra persona, e non dove vengo, come dire, giudicato per la mia nazionalità. Ma e il nostro video è una storia di un ragazzo che per varie motivazioni si chiude nel mondo della tecnologia, però tramite la sua passione riesce a uscirne, e infatti si vede lui da grande che scrive un libro sulla sua storia. Entra in questo ciclo di spaccio e il filmato è una sorta di flashback. A Croc, che è la nostra scuola di teatro, ci hanno sempre rimproverato quando per sbaglio ci è capitato di chiamare i lavori finali, i nostri saggi, spettacoli. Però c'è da dire che il cuore, gli sguardi, i respiri che ci sono nei saggi non sempre poi emergono negli spettacoli veri e propri, e quindi evviva i saggi. Alimento il fuoco indie che arde dentro di voi, e quindi vi citerò in Perturbazione, che cantano meglio un racconto di una lezione, un racconto di un intero anno di lezioni. Lavorare con la fatica e cercare di rilanciare. Mantenere la concentrazione e non dormire. Il fatto di rimanere sempre, toccarsi dentro. Essere sempre attivi e sempre sul pezzo. Io ho fatto solo merenda. Il passaggio al secondo anno. Quando mi sono iscritta a teatro. Quando è nato mio nipote. Mi hanno chiamato e sono passata al quarto anno. Ad un certo punto ho visto il sole ed era tutto bellissimo. Quando sono passata al secondo anno. Io ho fatto solo merenda. Troisi. Luca Marinelli. Meryl Streep. Uno e Troisi. Arianna Scombegna. Ma quanto è bello il futuro! Quando ta sera abusa da matrame, fa un bel giro intorno alla casina, e se quando ta gare è finita, ta sarei tanto stracca per opera abusa. Sto bene. Senza fine. In un attimo senza fine. Ah, io ho fatto solo merenda. Fedez. 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 Mi aspetto tante cose belle. Tanto teatro. Tanta fortuna. Amore, fortuna, denaro. Fortuna, serenità. Mi aspetto di essere felice, credo. Io sono quello della Factory. La Factory. Sicuramente a un certo punto io ho desiderio di comunicare a
agli allievi un po' quel che si vede, quel che si intuisce del loro modo di essere. Quindi intuitivamente io scrivo delle indicazioni, metto proprio su un foglio delle indicazioni molto istintive su quello che ho visto durante l'anno del loro essere, del loro essere attori, ma del loro essere anche persone. Metto in rilievo alcuni aspetti attraverso metafore o azioni sceniche e gli chiedo proprio di cominciare a improvvisare su questi input o incipit che gli do io. Loro scrivono, improvvisano su quello che gli do io e chiaramente nasce anche una cosa abbastanza spiazzante per loro, che all'inizio sembra prendere una piega molto, a volte molto personale, a volte invece miracolosamente diventa abbastanza universale. In questo caso è subentrato a un certo punto Beckett e da lì sono venuti parecchie considerazioni, riflessioni, spunti e a quel punto abbiamo deciso insieme di fare un lavoro tra virgolette sul mondo becchettiano, partendo da Giorni Felici, prendendo spunto a volte dalle sue opere, a volte dalle parole, a volte dalle immagini, dagli oggetti di Giorni Felici, dalle immagini retoriche che c'erano. Perché Giorni Felici? Beh, insomma, tutto è nato da questa immagine che Beckett mette in atto, che poi è stata rivoluzionaria per il Novecento, quindi questo mettere una donna da sola in scena all'interno di una buca di terra, quindi andare alla radice di qualcosa che ha a che fare con il profondo di un uomo in generale, di una donna, nello specifico di Winnie, di Giorni Felici. Quindi, come dico sempre, quello che riesco a dare ai miei allievi è la mia esperienza. È proprio bello quando a scuola c'è un'ora buca, non si presenta il professore e allora tutti verso l'aula video per guardare un film proiettato. Però è ancora più bello se noi per decidere che film proiettare seguiamo i consigli della nostra Vale. Due film anche questa settimana. E il primo è L'amore secondo Isabelle, che ha come protagonista la bellissima e bravissima Juliette Binoche. È la storia di una donna perennemente e pervicacemente alla ricerca dell'amore. Ecco, diciamo che in certi momenti questa sua ossessione diventa anche un po', come dire, faticosa anche per chi guarda il film, perché verrebbe voglia di dirle prova a stare un po' da sola, ma evidentemente questo desiderio, questa speranza che lei ha di trovare un compagno, una persona con la quale dividere la vita, è comunque un sentimento spesso condiviso. Difatti immagino che poi scatti anche una sorta di di immedesimazione. Quindi un bel film, andatelo a vedere, magari senza i mariti, i fidanzati, gli amici, forse le donne in questo caso possono apprezzarlo di più. Invece potete andare a vedere con chi volete Game Night. Allora, Game Night è un film che non immaginavo mai di andare a vedere, vista già il manifesto, ma una sera stavo tornando, non sono riuscita ad andare in palestra, così ho detto vabbè dai, mi infilo in un cinema e sono andata a vedere questo Game Night. Allora, è un film leggerissimissimo, ma ha un ritmo pazzesco e devo dire che si ride e quindi già mi sembra un bel risultato poter ridere anche di cuore in certi momenti del film. Quindi ecco qua, queste sono le due, non le chiamo recensioni perché mi vergogno, ma direi i due consigli che vi do questa settimana. Ci vediamo alla prossima, anche se la prossima temo che sarò più impegnata ad andare a teatro. Possiamo dirci che ci sono due luoghi veramente sacri al mondo? I teatri e le librerie. Però allora, se questi sono luoghi sacri, forse lo sono ancora di più e sono ancora più importanti i luoghi che danno origine, danno vita agli attori e quindi le scuole di teatro, e poi quelli che danno vita alle parole scritte nero su bianco e quindi le case editrici. Ho
Oggi mi trovo in quello che è stato per 25 anni lo studio dell'architetto Randone. Siamo in via Cadore e che invece dall'ottobre del 2016 e poi insomma dal 2017 ospita una nuova casa editrice, la casa editrice SEM, che si occupa soprattutto di narrativa internazionale e di saggistica sui diritti civili. E qui tutti i giovedì sera si riuniscono intorno a un tema, scrittori, artisti, ma sono passati di qui anche avvocati, giudici, insomma persone legate alla voglia di ritrovarsi, perché come dice il gestore della casa editrice, insomma non si può fare una casa editrice oggi senza che i libri incontrino i loro lettori proprio lì, nel posto dove nascono. È un progetto molto bello che sta anche avendo un grande successo nonostante la resistenza di qualche arcigno residente che cerca di impedire che questi incontri avvengano, ma noi siamo assolutamente dell'idea che bisogna andare avanti e che Milano è una città che deve vivere e in cui le porte devono essere sempre tutte aperte. Sembra una parete, ma in realtà è la copertina dell'ultimo libro della casa editrice SEM, Città senza stelle, di Tim Baker, che riprende proprio una parete della sede dove noi ci troviamo insieme a Riccardo e a Massimo, che sono rispettivamente il fondatore della casa editrice SEM e l'architetto che è l'affittuario poi della casa editrice, ma in realtà è nata una bellissima collaborazione tra di loro. Sì, questa è una foto, se si riesce a vedere, di quando l'abbiamo preso nel 95, era così. Ci stavano due simpatici operai, stavano Vitulano e Olivan, quella fuori la scritta, facevano micro statuine col cappellino blu tipo Ciputi, erano stufi per andare in pensione, l'abbiamo preso, l'abbiamo ristrutturato e poi per anni abbiamo avuto qui un'agenzia, si chiamava Connexine, che faceva design strategico internazionale. Ci siamo incrociati a settembre 2016, noi abbiamo costituito da pochi mesi la casa editrice, abbiamo trovato, la scelta del posto per noi era importante, cerchiamo qualcosa con un po' di personalità. Siamo venuti a vederlo e al tempo di aprire la porta con mia moglie, entrare dentro, abbiamo detto ok, è questo, perché il posto era già bellissimo di suo. E poi il plus poi è stato il padrone di casa, conoscendo Massimo ormai è diventato una specie di comune, io andiamo via al weekend, torniamo, lui ha le chiavi, è arrivato, ha abbellito, ha messo a posto, ha fatto una scala in più e devo dire è una sorpresa settimanale e con delle soluzioni molto belle, quindi diciamo che è stato quello che si dice veramente un colpo di fortuna, ci siamo trovati bene e adesso stiamo anche organizzando, tra l'altro per fine maggio cominceremo un ciclo di 4 incontri annuali sull'architettura col titolo di Urban Ecologies, sono incontri per unire quello che è il mondo della letteratura e l'architettura e gli spazi delle città. Allora sarò molto sincera con voi e vi svelerò che io questo servizio non volevo lanciarlo, perché parliamo di ORS, tra l'altro il progetto a cui io tengo tantissimo, però è venuto a parlarcene Filippo Renda, uno dei due curatori, insieme a Stefano Cordella. Io avevo già conosciuto Filippo Renda, ci era capitato di incontrarci per caso. Quando è venuto qui non mi ha riconosciuto e mi ha detto ma per forza, la prima volta che ci siamo visti è rimessa molto meglio di così. Però io lo perdono, voglio essere magnanima perché tengo tanto al loro progetto e quindi alla fine tengo anche a loro. E quindi Horse, raccontato da Filippo Renda. Sono Filippo Renda, sono qui in qualità di direttore artistico del Festival Horse, ma in realtà mi fa compagnia Stefano Cordella, facciamo fifi, un po' fifo io, un po' fifa lui. Horse è un piccolo festival per ora che vuole parlare alle nuove generazioni, diciamo che l'abbiamo un po' costruito sulle nostre piccole esperienze. Quando noi abbiamo cominciato, cosa non ci è stato dato? Una piccola operazione che va ad aiutare proprio chi comincia e vuole però un palcoscenico in cui misurarsi e soprattutto vuole degli altri professionisti con cui veramente confrontarsi. E quando cominciamo a fare questo mestiere pensiamo di saper fare tutto, invece probabilmente sappiamo fare ben poco. Forse è un festival che vuole far sì che chi partecipa si apra a tal punto da poi collaborare insieme a un progetto comune. Per partecipare a Horse devi partecipare a un bando che ha delle richieste oggettive a cui rispondere, devi narrare te, la tua esperienza e soprattutto il tuo progetto, quindi devi avere uno spettacolo che vuoi presentare. Io e Stefano daremo un punteggio e in base a quello sceglieremo
i quattro spettacoli, perché saranno quattro, dei quattro artisti o compagnie o gruppi che parteciperanno, cercando di garantire il più possibile un'eterogeneità di linguaggi. Per saperne di più ci sono i social, quindi c'è Facebook, c'è il sito di MTM, cercando di coinvolgere tutta Milano, anche se è un festival che non è diretto solo a Milano. Noi siamo partiti da questa città, che è un po' la Theaterland italiana, ma speriamo che ci sia una risposta, una richiesta nazionale, perché no? Amici, se chiamate il numero che vedete in sovraimpressione e ci date la definizione di numeri primi, noi vi regaleremo il libro della settimana. No, non è vero, non ve lo regaliamo, però io ve lo consiglio, vi consiglio di procurarvelo comunque, che è appunto La solitudine dei numeri primi. Ma non temete, perché se non vi ricordate la definizione, vi leggo io la definizione dei numeri primi, quella però che dà Paolo Giordano, autore del libro. I numeri primi sono divisibili soltanto per uno e per se stessi. Se ne stanno al loro posto, nell'infinita serie dei numeri naturali, schiacciati come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri. Sono numeri sospettosi e solitari, e per questo Mattia li trovava meravigliosi. Leggete La solitudine dei numeri primi. E non preoccupatevi se ancora alcune definizioni scolastiche vi sfuggono, siete in buona compagnia. E pensare che alle elementari la mia mamma mi andava a scuola con un pacchettino di cracker per la merendina delle 10. Elena, ma cosa ci dobbiamo fare? Aiutaci tu. Comuni, ma luoghi inteso proprio come luoghi. E quindi, se è vero che non si smette mai di imparare, iniziamo a pensare che per imparare non bisogna per forza andare a scuola, ma si può venire anche a teatro, ed è qui che noi vi aspettiamo, a teatro. E poi sempre qui, sul nostro canale YouTube, lunedì prossimo! Anche per la prossima settimana, stessa spiaggia, stesso mare. Io non cambio, non fatelo neanche voi.